Bastardo. Dio, non sbaglia, non sbaglia. Prenderla, merda. Uno a pari. Buongiorno, oggi è sabato mattina, ho finito di lavorare, sono un uomo libero e quindi adesso sono con il mio cameraman di fiducia qua. Non ho mangiato la colazione, adesso andiamo in spiaggia a fare una corsetta, poi a un parchetto a fare un po' di addominali e poi mangeremo il pranzo e ci vediamo dopo. Ok, siamo arrivati in spiaggia, la giornata è uno schifo, è tutto nuvolosa come potete vedere dal cielo. Il mio amico Daniele è andato a farsi una corsetta, io invece sono qui, adesso farò un po' di stretching perché ho fatto, tipo martedì ho ripreso a fare stacchi e ci sono andato pesantino già. Mercoledì ho fatto gambe, giovedì ho fatto un giro in bici di tipo 40 km e le mie gambe sono morte, sono fottutamente morte e quindi ho deciso di riposare un attimo. Adesso lui va a farsi la corsetta, poi torna qui e facciamo tipo qualche scattino sulla sabbia senza, cioè evitando di morire, e dopodiché facciamo anche un due passaggi a pallone dato che Maradona è in città, ragazzi, no scherzi a parte, e facciamo un due passaggi con la palla perché il cardio comunque deve piacervi. Come dicevo nell'ultimo video, se vi piazzate su un tapis roulant e fate chilometri e chilometri di camminata noiosa è molto probabile che voi non riusciate ad essere costanti. Se invece cosa fate? Prendete, fate delle attività che vi piacciono, che comunque fanno bene al vostro sistema cardiovascolare, va benissimo. Quindi adesso vi mostrerò un due clip di quello che facciamo e poi ci vediamo a casa. Ok, sto facendo stretching veramente a sensazione. Adesso mi metterò, non sono un professionista dello stretching. Dovrei farlo più spesso perché sono duro come un sasso e molto probabilmente, forse non dalla prossima settimana, ma nelle prossime due settimane inizierò a fare regolarmente stretching perché è fondamentale e può migliorare di molto le performance in palestra, sono sicuro, ma non l'ho mai fatto. E detto questo, adesso mi stretcherò ancora un po' e poi faremo un po' di cardio. Allora, il tipo di cardio è appena cambiato, faremo come dei bambini scemi un uno contro uno sulla spiaggia e non so a quanti gol. Lui è il mio amico, lui è quello bravo che va a correre, quindi uno contro uno sulla spiaggia e adesso vi mostriamo. No. La piazza! Bastardo! Dio, non sbaglia! Prenderla, merda! Uno pari! Ok, siamo qui al parchetto, abbiamo finito di fare cardio in spiaggia, ho vinto io la partitella naturalmente, scherzo, e adesso facciamo un po' di addominali e farò un circuito di 3 esercizi e per 4 volte, niente di troppo complesso e andiamo. Grind to the mainstream, my same team get all the shine. They wanna be, but I never knew. I just keep the peace and get revenue. Stay true, they never do. Cut all ties, I sever. These rappers like women, that's all for they pill. We keeping it real, but they flow is irregular. Grab them again, I murder on the regular. Why these bitches hit me up on my cellular? I can't take the time that I take to rhyme and just bullshit, man, that blow my mind. I'm 23 like MJ, that's no rest like overtime. Writing rhymes in a tour bus, we stay real to the core of us. They talk shit about Rat Pack, but every day, man, there's more of us. That money come and that money go, but this music shit, man, that's all I know. I've been broke and I got paid like a good fella that got made. I'm draped up and I'm dripped out. Went to school, got kicked out. Told my mama she flipped out. Said fuck it all and I dipped out. But I'm back though. No time. Ok, siamo nella nostra villa di nuovo. Ci siamo fatti la doccia. Abbiamo preparato il pranzo. Sono andato a fare un po' di spesa
E dato che stamattina abbiamo digiunato, non abbiamo mangiato niente, abbiamo saltato la colazione, ora ci concediamo un pasto più grosso e quindi abbiamo comunque, è bello carico di proteine, abbiamo due hamburger di pollo, i würstel, un 100 g di pollo, 150 g di patate al forno e vi metterò anche i macro sullo schermo, poi anche un po' di Ivar per dargli un po' di sapore e alla fine il tocco speciale, un po' di gelato al cioccolato che mangeremo dopo. Ma comunque ci sta perché bisogna essere flessibili, altrimenti è difficile essere costanti nel lungo periodo. E detto questo, buon appetito ragazzi. Come vi dicevo, adesso un po' di gelato, sta roba è devastante, penso, sono 200 grammi, però ce lo possiamo permettere. E in più una bella bananina piccola. Quindi finiamo il posto così. A few moments later. Non mi lasciano fare la fine, comunque il video è finito, adesso mangiamo una pizza perché possiamo permettercela. Grazie a Daniele, al suo digiuno intermittente. E quindi godetevi il timelapse e godetevi voi, noi che mangiamo la pizza. E ricordatevi di guardare il mio video di martedì in cui vi mostro come si calcolano i macronutrienti. Ciao belli! Devo andare.